Con l'uscita di Byleth, il roster di Super Smash Bros. Ultimate è finalmente al completo e nell'attesa che il nuovo Fighters Pass renda disponibili 6 lottatori inediti, portando con sé le consuete patch di bilanciamento, i prossimi mesi rappresentano il periodo perfetto per approcciarsi al gioco e al suo vastissimo cast. Per i nuovi giocatori può essere decisamente scoraggiante iniziare a muovere i primi passi trovando un personaggio che possa accompagnarli nell'avventura, quindi ho pensato di darvi 5 consigli utili per aiutarvi a scegliere il vostro nuovo main. Non è un processo facile e nessuna scelta è definitiva, ma credo che seguendo il mio ragionamento riuscirete se non altro a restringere parecchio il campo e a farvi un'idea molto più chiara di come affrontare Super Smash Bros. Ultimate. Io sono il Poro Michele e sì, stanno ricominciando i tutorial su Smash. Se volete che questa serie diventi un appuntamento regolare, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e inondate la sezione di commenti con domande e suggerimenti per i prossimi video. Iniziamo! Il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di imparare le basi del gioco partendo dai suoi concetti fondamentali. Questa fase di studio prescinde dal personaggio e consiste nel padroneggiare tecniche e concetti alla base di ogni playstyle che vi torneranno utili in qualsiasi situazione. Recuperatevi assolutamente le mie guide introduttive per iniziare a familiarizzare con nozioni come Neutral, Spacing, Edgeguard e DI. Questa prima fase vi consiglio di utilizzare personaggi entry level che si adattano a qualsiasi situazione e non basano il loro playstyle su un fattore specifico. Mi riferisco ovviamente a lottatori come Mario, Lucina o Kirby. Alla fine di questa prima fase di studio dovreste avere un quadro generale più completo su cosa significhi giocare a Smash ed iniziare ad avere chiare le macro categorie sotto cui ricadono i vari personaggi. Siete più indirizzati verso un heavy hitter in grado di fare tantissimo danno ma facilmente vittima di combo, o prediligete uno stile di gioco veloce e aggressivo che mette sotto pressione l'avversario, o magari un combattente che mantiene la distanza affidandosi principalmente a proiettili e altre diavolerie del genere. Eccoci al secondo consiglio e qui dovrete iniziare a metterci del vostro. Isolate una categoria e vedete quale tra i suoi rappresentanti risuona di più con la vostra personalità. Lo so, non è un consiglio molto tecnico, ma cercherò di spiegarmi meglio. Ignorate completamente le tier list o la popolarità di un personaggio, valutate piuttosto quanto il suo moveset soddisfi le vostre esigenze, o anche semplicemente quanto siete affezionati a quel brand e avete voglia di rendere onore a un personaggio e alla sua storia. L'effettivo ranking di potenza, le tier list, è un criterio che non può condizionare la vostra scelta, perché queste classifiche sono pensate per giocatori esperti e soprattutto per livelli di competizione a cui può aspirare una piccolissima parte degli utenti. Insomma, prima di tutto pensate a divertirvi, solo così sarete in grado di sbloccare le vere potenzialità di ogni combattente. Non è un caso che sul nostro server Discord alcuni giocatori più formidabili abbiano come main personaggi tutt'altro che top tier. Vi invito a sfidare Andrea col suo Duck Hunt, Venti e il suo Ken o magari Nabot con Little Mac, il peggior lottatore secondo tutte le tier list. Scoprirete un mondo assai diverso da quello che raccontano le classifiche dei pro player. Bene, ora che avete le idee più chiare, avete scelto un potenziale main, è il caso di iniziare ad allenarsi sul serio. Questo significa scoprire punti di forza e debolezze, approcci al neutral e combo da applicare in svariate situazioni. Andate in training mode e iniziate a studiare, magari anche rallentando la velocità di gioco. Questa è una fase preparatoria utile per prendere confidenza con movimenti e tempistiche di input. Alla pratica va accompagnata assolutamente la teoria, quindi fatevi una cultura sulla Smash Wiki per scoprire numeri e statistiche dietro ogni mossa. Ci sono anche delle utilissime GIF che mostrano le hitbox di ogni singolo colpo. Insomma, questa wiki deve diventare la vostra Bibbia. Qui troverete anche una sezione dedicata ai migliori giocatori del Competitive Play. Andate quindi su YouTube e iniziate a studiare i match che li vedono protagonisti per farvi un'idea di come sia adattabile il fighter a diversi stili di gioco. Se siete fortunati, troverete anche dei veri e propri tutorial fatti dai migliori giocatori del mondo. Passiamo ora all'allenamento vero e proprio. Usciti dalla prima fase di studio, è giunto il momento di iniziare a mettere in pratica quanto imparato.
Qual è il modo migliore? Evitate, come la peste, gli scontri contro il computer, soprattutto di livello massimo. La CPU del gioco è sovraumana per certi aspetti, mentre per altri incredibilmente arretrata. Giocandoci contro è facile che, più che diventare forti, imparerete semplicemente a sfruttare le sue debolezze, situazione che non ha nessun riscontro reale con le capacità di adattamento di un avversario in carne e ossa. Anche gli scontri rapidi online in quick play, a mio avviso, non sono lo scenario ideale. È facile subire la pressione della perdita di GSP e soprattutto difficilmente troverete opponenti disposti a darvi una rivincita, elemento fondamentale se si vuole iniziare a capire le proprie debolezze e come superarle. Lo scenario ideale è quello delle stanze Smash e vi consiglio vivamente di unirvi alla community di Poracci su Discord, che è piena di ragazzi che si allenano ogni giorno. Qui troverete un livello parecchio variegato, ma soprattutto gente disposta ad imparare e insegnare. Vi lascio il link in descrizione. E per finire, quinto consiglio, ricordatevi che nessuna scelta è definitiva, ma soprattutto nessun personaggio può coprire tutti i matchup. Anche se siete sicuri di aver trovato il vostro main, lasciatevi la porta aperta per un secondario a cui dedicare ugualmente tempo e studio. Vi tornerà utile per diversificare il vostro ventaglio offensivo e magari ribaltare l'esito di uno scontro dove il vostro main non riesce proprio ad avere la meglio. E non si tratterà mai solo di una questione di matchup. In ogni combattimento, a farla da padrone, sono fattori che prescindono dal meta del gioco. Si va dalla disposizione personale alla capacità di adattamento dell'avversario o anche semplicemente quanto i due lottatori si conoscono a vicenda. Non fossilizzatevi mai solo su un'opzione, tenetevi sempre un asso nella manica e continuate a sperimentare anche con personaggi lontani dalla vostra indole. Questi, miei cari poracci, erano tutti i consigli che avevo da darvi. Mi raccomando, lasciate un like se avete apprezzato il video. Ora dirò una cosa proprio da vero youtuber. Se raggiungiamo i 100 like, vi prometto che il nuovo episodio arriverà la prossima settimana. Vi aspetto nei commenti e su Discord e vi lascio in descrizione tutti i link per seguirmi anche sui social. Io sono il Poro Michele, un po' botte, un po' studio. Ciao!